Firenze celebra con una mostra monografica lo scultore tedesco Fritz Kooning, uno dei maggiori artisti del Novecento, noto per la sua sfera cariatide, miracolosamente sopravvissuta all'attentato delle Torri Gemelle a New York. È la prima mostra monografica che comprende tutte le fasi creative di Fritz Kooning, che finalmente sono stati messi in mostra per una prima grande retrospettiva soltanto per i suoi 50 anni nel 1974, adesso veramente la prima monografica un anno e mezzo dopo la sua morte, che espone le sue opere dall'inizio degli anni 50 fino agli ultimi mesi prima della morte. La mostra si articola fra la Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli e mette in evidenza la grande energia creativa dell'artista che, ispirandosi all'arte italiana e all'antichità, affronta temi importanti come la solitudine, l'estasi della coppia, l'Olocausto attraverso i modelli dei memoriali per la Shoah, quello di Mauthausen e di Berlino, la passione per il cavallo e la purezza delle sue linee, tanto rappresentate e amate dall'artista da diventarne addirittura allevatore in Baviera. La sua poetica Eros Thanatos viaggiano sempre a braccetto, amore e morte, morte intesa come distruzione, come la sua sfera cariatide, qui rappresentata in un modello, e che seppur danneggiato dall'attentato delle Torri Gemelle, oggi con le sue ferite ricorda l'orrore di quei giorni attraverso la fiamma che arde al suo interno.